Buonasera, ben trovati amici di Formula Italian Team, Social Race, primo Social Race su questo F1 22. Buonasera, parte Raffaele Nelli per voi, Rossi, coadiuvato dal buon Marca 17. Buonasera Raffaele, siamo di nuovo qua. Eh sì, dopo ciò che abbiamo visto, insomma, anche con un po' di sofferenza nella giornata di ieri in Gran Bretagna, anche Fit arriva qui sul circuito di Silverstone con questa prima social race, come detto, sulla nuova iterazione di F1 22. Io già sorridendo, avevo visto, guardate lì lo schermo, il display dove adesso c'è la scritta Emirates Fly Better, in precedenza era uscita la scritta Pure Plus, quindi è divertente, vedremo, non c'è assolutamente il saltellamento inserito nel gioco, però ecco, anche questo poteva essere un tema in più, una pislaccata in più, in particolar modo questa qui della grafica che vedete, insomma, l'impressione è esageratamente invasiva, ma ciò terrà i registi, ecco, nel corso dei campionati ancora più svegli nel corso della serata per magari essere più dinamici, andare a modificare di volta in volta la grafica per, ecco, non essere troppo invasivi. La grafica ci permette di leggere i piloti che saranno in pista questa sera. Come vedete, c'è il ritorno di Fed00LH, insomma, lui che si giocò la Sport League nel 2016 contro Alberto Foltrano, insomma, nomi che poi hanno militato anche negli sports della Formula 1, in particolar modo nelle primissime edizioni. Alex Pilotino, colonna della Prime League, lo vedremo in Ferrari. A proposito di Prime, c'è Luca Bigno che l'anno scorso con diverse wildcard proprio nella categoria che ha detto al 50% ha davvero ben figurato, cogliendo molteplici vittorie. Kaiser Matt si prepara alla sua terza stagione su Formula Italian Team dopo l'esordio in Alfa Tauri l'annata passata in Ferrari, entrambe le stagioni corse in Sport League, l'anno scorso anche con la vittoria proprio nel round conclusivo ad Abu Dhabi, proprio a bordo della Ferrari. Lo ritroveremo in questa serata. La intraversa, la spinna subito e si ripiazza abbastanza facilmente, ecco, con il muso, ecco, l'anteriore è sembrato poter ritrovare subito la giusta direzione, ecco, ha grippato rapidamente la gomma. Particolare questa situazione, non ho ancora provato molto, quindi non so di quello di testa a coda se c'è una maggior facilità, ecco, nell'eventuale 360, visto che negli anni passati spesso si finiva in slide laterale e lì si restava senza dare il colpo di gas per cercare di far ruotare completamente la vettura. ORG Dario 13, poi lo troviamo in quinta posizione. Alessio Fiorino, che l'anno scorso è esordito in Master League, tra l'altro uno dei piloti più giovani in Master League, andando poi a rifare il calcolo, e sempre in Aston Martin, sarà con il team inglese anche per questa sera. Gallianz 34, che l'anno scorso è esordito proprio in Prime, intanto cominciano ad arrivare anche i primi tempi, il primo proprio da parte di Fit Flaminio. Il Tia Prince resta legato all'Alfa Tauri, ovviamente Social Race con vetture scelte così, ecco, assegnate dallo staff. Il Tia Prince comunque anche lui ha la sua terza stagione così come Kaiser, ma poi di legge, insomma, volto ormai noto, uno dei vecchi senatori rimasti della Master League, insieme a G-Sport al momento in quindicesima posizione. Magico Sonni, che abbiamo parlato dei senatori di Master, ma è uno di quelli che eventualmente può anche puntare a far traballare, ecco, questi, oddio, come personalità e come storia dei nomi di legge, cioè sport, ovviamente quello è intoccabile, però a livello di prestazione Magico Sogni è uno dei nuovissimi che potrebbe puntare a far guardare negli specchietti, ecco, questi piloti così blasonati. Amis 72, bello ritrovarlo in pista dopo l'annata, la scorsa annata di stop, essenzialmente per una incompatibilità del volante con il gioco. Nonostante sia stato moderato anche per lui, dovrebbe essere il Logitech G23, perché per la sua disabilità agli arti inferiori è modificato con dei potenziometri, insomma, un discorso che avevamo affrontato anche con lui, con un video dedicato. E non so se c'è un'incompatibilità tra quello e F1 2021. Su questo F1 22 sembra andare bene, ma avevo letto che era stato costretto anche a cambiare volante. E poi Dovizia al momento in ultima posizione, che torna anche noi alle competizioni dopo la passata annata di stop. Fabio il Surname e Stam, intanto che non abbiamo uscito in precedenza, Fabio il Surname, insomma, campione in carica della Pro League, e Stam che l'anno scorso di Sport e anche con molteplici wildcard sia in Pro che in Master League ha davvero ben figurato. Mark, c'è insomma un po' di carne al fuoco per questa prima social race, che sì, insomma, a noi serve per vedere le criticità del gioco, tipo quella per l'ingresso
in pit lane che potrebbe creare qualche difficoltà nel corso dei campionati. Però anche per i piloti è un buon primo punto per capire anche dove sono, a che livello si trovano. Sì, sicuramente. È importante, beh, in primis per i piloti, perché devono approcciarsi con un nuovo gioco. Ora, gli allenamenti sicuramente saranno stati fatti in questi giorni, ma questa a tutti gli effetti è la prima gara vera e propria, quindi che va un po' a simulare, no? Quelle che saranno le regole dei campionati, come impostazioni, come numero di piloti in pista anche. Quindi sarà il primo, diciamo, banco di prova per i piloti, sarà interessante vedere un po' il livello e soprattutto capire come alcuni ragazzi nuovi o anche alcuni ritorni andranno a collocarsi in questa gara. Vedo già comunque dei tempi interessanti. Vediamo un po', ancora ci sono più di 10 minuti, mi sembra, a disposizione per il giro di qualifica, vediamo. Questa sera vedremo i piloti misurarsi sulla classica qualifica breve, quindi 18 minuti di qualifica a disposizione dei 19 piloti iscritti a questo GP e poi una gara sulla distanza del 50%, quindi 26 giri rispetto ai 52 totali, consueti 150 km e poco più, siamo a bordo con G-Sport, particolarmente bella la visuale. Quest'anno per quanto riguarda, ecco, permette di vedere di più, gli anni passati erano un po' più schiacciati, perché si riuscivano anche a vedere le pance delle vetture, certo hanno una linea più sinuosa, quest'anno le vetture sono più lunghe, ma almeno visivamente, ecco, quando le telecamere nell'abitacolo, con le televisive sembrano più snelle, almeno ai lati, quindi ciò è magari ci dovrebbe permettere di anche capire meglio le determinati duelli, apprezzare nel migliore dei modi i piloti che comunque si rispettano e si lasciano spazio nel corso delle quattro curve affrontate in parallelo. Intrigante anche che almeno nella grafica purtroppo prende molto spazio, ma c'è scritto il giro di uscita, quindi quando il giro è effettivamente nel suo outlap avrei lasciato l'inglese che occupa meno spazio, però almeno abbiamo anche questo dato, così non capiterà come negli anni passati dove ci spostavamo su un pilota, andavamo a vederne i parziali, ma poi scoprivamo essere essenziali, anche perché dal lifetime ci risultava fucsia, insomma parziali record eccetera eccetera, perché il gioco non leggeva bene le telemetrie, non inviava bene le telemetrie, quindi un pilota che si stava lanciando parziali in particolar modo il primo decisamente rapidi e avremo questo aiuto, ecco, almeno questo della scritta giro d'uscita, quindi però è difficile per il gioco calcolarlo quando si trovano nel giro di cooldown, insomma nel giro di riposo, come abbiamo visto in precedenza Dario, è decisamente complicato. Sarebbe più comoda eventualmente la grafica come la MotoGP con i piccoli ca il casco rosso, no, però i piccoli parziali, già sì, un Sì, avvicino qualche arancione, icona verde, eccetera, magari. sì. Per Sì. il momento sì. Sembra sempre la grafica. Beh sì, comunque poi tanto tornerà il live timing sul sito www.formatantim.com, quindi li potremo gustare e capire meglio i vari tentativi d'attacco alla tempo da parte dei vari piloti in pista. Siamo con Luca Bigno, insomma, team di casa, la Williams, ma come detto in precedenza, per il momento c'è poco legato tra piloti e team, ma fatto sta che è una delle piste che più si consiglia anche ai ragazzi che sono alle prime armi alla guida senza aiuti, perché Silverstone essenzialmente, oltre alla storicità del tracciato e al divertimento che può suscitare nell'affrontare determinati tratti, ma anche la frustrazione quando qui ad esempio si riceve il giro annullato per pochissimi millimetri, è uno dei circuiti più completi e che soprattutto anche permette un buon allenamento nel passaggio, l'ho visto fare da molti ragazzi che passano da pad a volante, poiché come detto ha essenzialmente ultra iper completo, insomma ha tutto il tratto lento dal 2010, ecco, utilizzato nel nuovo layout, poi curvoni rapidi e in particolar modo la sequenza Maggots e Becketts farà anche sentire, speriamo, magari con i force feedback ben calibrati, il peso della vettura, con queste vetture che dovrebbero essere molto agili da guidare nei curvoni rapidi, ma con molta difficoltà invece si dovrebbero affrontare i tratti più lenti, quindi in particolar modo qui curva 3, 4 e 5, il loop dopo la farm.
Luca Bigno intanto chiude un tempo in 1.28.244 salendo in decima posizione. Per il momento il limite è stato fatto registrare da Fabio il Surname in 27.037, rifilando poco più di 3 decimi a Stem, che viene ora scalzato dalla prima fila da Alessio Fiorino, che in 27.271 sale in seconda posizione. È un tempo a specchio effettivamente quello di Alessio Fiorino, 127.271. Una cosa stupida, l'abbiamo detta anche questa sera. Buonasera Lore, grazie mille per aver rinnovato l'abbonamento, 18 mesi a Ciderpolina. Buonasera Andre, buonasera Ezio, come va questo nuovo gioco? Per il momento è stabile, ci sono aspettiamo che si spengano i semafori, perché anche F1 2017, ah sì, è stabile, tutto perfetto, no? Formula Passion, tutti quanti pronti alla Master League, e poi non si spegnevano nemmeno i semafori. Io ricordo che siamo rimasti un'ora abbondante fermi in Belgio, nell'attesa che si potesse iniziare con la prima social race. River, non saltellano le vetture. Abbiamo visto ogni tanto Long saltellare dalla sua telecamera, quando eravamo on board con lui. Eccoli qui, abbiamo sia Luca Flaminio che Andrea Longagnani, che si stanno andando a... Andrea dovrebbe essere già nel giro Long. Andiamolo a cercare. Sì, è iniziato ora. Allora, abbiamo full screen on board con l'Alpine di Pierlong 21-10. Nickname di Andrea Longagnani, che punta verso la prima fotocellula alla fine del P1. 27.618, ovviamente si migliora di 75 millesimi sul suo tempo di legge, invece si avvicina al record momentaneo fatto registrare da Fabio il Surino, 27.037 per Fabio, 27.135 millesimi per Luigi Di Legge. Dovremmo vedere se si fa in piedi, insomma, ad un tema principale, è uno dei tanti temi, lo scorso weekend la Formula 1 reale, l'occasione, la possibilità. Io mi aspettavo semplicemente la certezza di fare un pieno Fox, almeno in qualifica, tra il bagnato e poi la sfortuna, insomma, è tutto un weekend che non ha offerto una pista nelle migliori condizioni, non ha permesso di vedere ciò. Vedremo se almeno nel virtuale ci riusciremo, magari quando Fabio il Surname tornerà a tentare l'attacco al tempo con Long, usciamo di traverso dalla club per andare a chiudere le 18 curve del circuito di Silverstone. Un buon feeling almeno per il momento da parte di Arlong, anche nel Fit Talk and Drive che abbiamo avuto proprio nel day one del gioco, dove lì per carità erano garette così leggere, però 25%, dove Long a meno di errori si era dimostrato con un buon feeling fin da subito su questo capitolo di legge, giro di rientro per lui. L'effetto purtroppo è box, magari dopo gli diamo un po' di spazio, insomma, anche bello sottolineare il ritorno di Fed e Dadoizzi, poi vedremo se li ritroveremo anche nei campionati, ecco, diciamo gli impegni della vita, in particolar modo universitari e lavorativi, insomma, hanno portato i tanti giovani che avevamo magari nel 2016 a, ok, finito le superiori, non ho più così tanto tempo per l'allenamento, la preparazione ai campionati, sempre comunque stringente. Ma la prima gara su F1-22... organizzata, ecco sì, tramite forum www.formetalteam.com, tramite forum, quindi con i piloti esclusivi del nostro forum. Sì, è la prima gara su F1-22. E a proposito, ricordiamo anche l'appuntamento per giovedì, ci sarà un'altra social race e magari potremo anche dire il circuito a fine gara. Faremo un annuncio della prossima pista. E poi stiamo anche cercando di organizzare un altro appuntamento del Fit Race and Talk per mercoledì sera. Vediamo un attimo se riusciamo a organizzarci. Quindi, insomma, una settimana ricca di appuntamenti su Formula 1-22. Che poi è tempo di stabilizzarci e riprenderemo anche con la Summer League, che dopo quattro gare sul capitolo 2021 è andata un attimo in pausa per proprio avere l'uscita di F1-22, stabilizzarci, capire insomma le eventuali criticità del gioco per poi proseguire anche lì. Purtroppo la competizione con l'ultima gara è stata un po'
ridotta per, a livello di iscrizioni, ma le precedenti invece ne sono dovute state le prequalifiche, tanti esclusi e anche aperta, ecco, proprio leggevo dalla chat, sì, gli eventuali interessati come Antonio Costa 99, insomma, è una categoria aperta a tutti quanti, anche i nuovi iscritti al forum, per iniziare anche a prendere confidenza con lo stile di guida molto rispettoso del rivale, ma in particolar modo senza alcun tipo di aiuto alla guida. Molte iscrizioni nella summer, molta gente interessata, anche nonostante appunto il caldo e la situazione del vecchio gioco, ma abbiamo messo molto, molto interesse, quindi siamo qua appunto per in queste gare per appunto far girare ragazzi e anche noi renderci un po' conto, no? di come vanno e anche di come la situazione con le iscrizioni. Inizierà a fare già qualche conto, no? Per in vista della pre-season, che alla fine la fare fa qualche mese, anzi fra 2 mesi esatti più o meno saremo in pre-season, quindi non è proprio così lontana. Beh, sembra che uno diceva apposta, finito il turno 2021, adesso mi riposo, poi inizi il GT, no, FIFA, forse la seconda le ultime 2 settimane di agosto ci si riposa dal gioco, ma in realtà stai già scrivendo il regolamento, stai già facendo nottata con tutti gli altri per coordinarsi, anche poi eventuali ricevere i feedback dei vari piloti. Una domanda davvero superficiale: l'onboard più bello per il momento, che almeno della vettura, come più ti ispira? Ma guarda, io ti direi Alfa Romeo. Ti direi Alfa Romeo perché insomma quel rosso mi piace molto. E anche Alfa Tauri pure non male. Per ora questi due, devo essere sincero. Come colori, come... Ma in generale comunque sono dei belli on board, eh. Io sono abbastanza soddisfatto da questo punto di vista. In alcune vetture non è semplice vedere la posizione delle ruote, bisognerà lavorare un po' sulle grafiche, un po' sulle impostazioni telecamere, però dai, molto belli da vedere. Tanto è esposta la bandiera a scacchi, io personalmente godo molto, ecco, nel vedere l'onboard della McLaren, perché ha quella piccola striscia arancione sopra all'aletta, ecco, sopra le ruote, ma soffro invece tanto nel vedere questi copricerchi, sembrano, hai messo i cerchi da 18 meravigliosi e poi sembra il copricerchio del ferro del pandino, ecco, per quanto rispetto per il pandino 4x4, però non... insomma, diciamo, ma socio esposto andando alla bandiera a scacchi. Fabio il Sordema ha alzato il piede, quindi non si andrà a migliorare. Si migliora da Dovizi, salendo in terza posizione in 27.169. Alessio Fiorino anche lui ha rallentato. Poi in quinta posizione c'è Marco Gano. Stem si dovrebbe essere migliorato. Shumi Legend per salire in settima. Ottavo con Long transita adesso di legge. Credo abbiano sbagliato il timing alcuni piloti, perché particolare, ecco, che Fabio non si sia riuscito a rilanciare. Kaiser Matte torna in box, Fed va per Prati per lasciare strada, Fit Flaminio va sul traguardo per salire in sesta posizione e tutti gli altri vanno in box, credo con demoralizzati dal fatto che non siano riusciti a lanciare. È un peccato, perché sarebbe stata una qualifica ancora più interessante, 12 piloti in un secondo, 8 piloti in 4 decimi, beh, non male, è anche il circuito sicuramente, però insomma, ecco, rimango dei nomi fuori addirittura al secondo, ma sicuramente, come dicevi te, per un timing non calcolato bene, un po' qualche errore, qualche scelta non corretta. Beh sì, decisamente curioso vedere Jay Sport, per la sua carriera che ha avuto finora su Formula Italian Team, in 15ª posizione, così lontano dalla pole, ma perché no, anche lo stesso Luca Bigno ed anche il Tia, che è uno dei piloti che in particolar modo in qualifica è sempre riuscito a raccogliere di più nel corso di questi 2 anni, purtroppo non così tanto anche in gara. Luca Bigno anche diverse pole ottenuto in prime, non è riuscito a stare nell'arco del secondo e prima pole position, che per carità vale poco, ma credo ci sia stato un qui pro quo per Fabio, perché ho intravisto la grafica della penalità, infatti avrà 5 posizioni. 5 posizioni di penalità da scontare. Andiamo a vedere come mai, perché ci deve essere stato qualcosa che
ci siamo persi, ma credo proprio a fine qualifica. Blocco illecito con Fed. Sia illecito, per sì. Fabio blocco illecito. Blocco illecito. Sì, ah no, sì, Guardians sì. Collisione con Fed. Blocco illecito, non so se. No, mi sembra assurdo che la corsia o. In particolare, insomma, poiché non l'ho visto in testa quota in punti. Sarà interessante, sì, magari capire sul forum poi quello che è successo. Anche Gallians ha ricevuto una 5 posizioni di penalità, però era già in 19esima posizione, forse un fraintendimento tra di loro a questo punto. River Marathon ci fa sapere il buon Christian che intanto è in ritiro in Sardegna, quindi almeno lui si riposa, no? Approfitta, anche se sicuramente non si sta allenando, ecco. Credo riposo proprio fino a una con la famiglia, due figli che sta ben stradando verso l'atletica, quindi credo che corrano su e giù per tutta la spiaggia, sarà difficile riposarsi anche sotto questo punto di vista. Tornano le texture non caricate su sul prato inglese, adesso arrivano. Ieri tra l'altro scherzando con loro in chat mentre vedevamo il GP, era curioso che un incidente così al via da lobby pubblica sia avvenuto proprio lì dove c'era lo sponsor di F122 per la parte per il comparto online, per il multigiocatore, però insomma, abbiamo potuto scherzarci visto che alla fine comunque è andata bene, ecco. Ne sono usciti tutti illesi. Chissà, un segnale. Ci vedremo fra poco. Mancano le invasive in pista in effetti nel gioco e poi diciamo ci potrebbe essere tutto, ci potrebbe. Deve ancora prendere il gioco River, ieri l'avevo letto in offerta già intorno ai 50, si trova in offerta su Amazon, la versione PlayStation 4 però. Dovremmo avere il giro di formazione, c'è ecco sempre il condizionale, perché insomma, con Codemaster comunque non si sa mai, sembra andare tutto, sì, tutto in ordine. Giro di formazione immersivo, vogliamo spiegare a Raffaele brevemente che cos'è questa immersività? A noi cambia poco, noi che l'abbiamo sempre affrontato il giro di formazione cambia poco, c'è essenzialmente sia per il giro di formazione che la safety car che il pit stop la possibilità di scegliere o immersivo o televisivo, e quindi nella fase televisiva raggiungi un determinato punto e la visuale essenzialmente cambia spettatore e fa tutto il PC, fa tutto l'IA. Immersivo invece è il pilota che guiderà la vettura fino alla casella di partenza, avrà un HUD che gli indica quanti metri dista dalla sua griglia per parcheggiarsi nel migliore dei modi e essere o perfetto o appena indietro o riposizionato ancora più indietro se va oltre questa soglia indicata proprio dall'HUD. Per il pit stop è una cosa abbastanza simile, semplicemente ci si avvicina a questa grafica, a questa interfaccia, e poi bisogna svoltare verso destra per entrare in pit, a Singapore verso sinistra, anche a Austin, insomma tutte le piste in senso antiorario, e il safety car invece nulla, rimane così come eravamo abituati. Diciamo che essenzialmente a noi cambia soltanto che purtroppo premi solo un tasto all'ingresso prima della piazzola di sosta e io mi aspettavo qualcosina di più, e una cosa invece che sarà particolarmente intrigante, ecco, almeno dal mio punto di vista, è il poter portare la vettura in griglia proprio fino alla casella di partenza, al posizionarsi bene, sbagliare lì se si è scattata la pole, se non si hanno portato bene le gomme in temperatura, oppure se si è esagerato per fare un po' il simpatico, ecco, nel giro di formazione anche sul rettilineo principale, se si è surriscaldato le gomme e non ci si piazza bene, credo hai essenzialmente buttato la pole e forse anche tutto il gruppo che ti parte dietro dovrebbe stare attento vista l'evidente, sì, credo, situazione di pericolo. È interessante, speriamo non ci siano problemi o sai, essendo una feature nuova un po' di timore ce l'ho, però al momento non ho visto grossi problemi, vediamo proprio adesso, no? I piloti schierarsi, devono stare attenti a non colpire la vettura davanti, chiaramente tenere il giusto spazio, e sembrano tutti, ecco, a parte vedo un J-Sport sì, come vedete qualche pilota è stato reimpostato, sia perché non si era posizionato bene, ho visto anche più o meno in qualche live dei piloti sports riuscirsi a piazzare leggermente spostati magari sulla destra o sulla sinistra per indirizzare, sì, la vettura, quindi anche quello può essere interessante. Come vedete la vettura di Alessio Fiorino non è sulla linea arancione, quindi si è fermato leggermente prima, Di Legge invece è stato particolarmente bravo, Dadovizi ha ondeggiato fino a poco prima di arrivare sulla piazzola, quindi è un fattore in più molto molto interessante. Sono tutti quanti sulla gomma media e c'è soltanto J-Sport con la hard e Gallians con la soft, sono però tutti lì fermi in attesa, sono tutti sulla griglia, quindi non è che stiamo aspettando qualcuno, no, sono tutti lì sulla griglia.
ci sono state delle serie di squalifiche, ma credo poiché il pilota era andato troppo oltre rispetto alla sua piazzola, quindi il gioco lo squalifica e lo riposiziona sulla griglia di partenza, leggermente più indietro rispetto a quanto potrebbe fare il pilota portando la vettura in griglia. Motori che in qualche modo rombano, ma non Aspettando avendo i l'uomo che semafori. passi con la bandiera, ma non c'è, quindi qualcuno scenda, andare via. Robby cosa può fare? Scherza, il buon Badolato scherza, ma prima o poi lo ritroveremo anche lui in pista. Io ci voglio vedere Badolato portare la vettura in griglia, poi magari scende e fa correre qualcun altro, però l'ha portata in griglia, quindi Beh, intanto qua aspettiamo, fiduciosi. L'inizio, vedi, questa è come dicevo prima, no? Doveva succedere qualcosa. Quindi niente, aspettiamo, vediamo se la cambia tanto situazione. di grafica tra PlayStation 4 alla 5. Essenzialmente, insomma, magari ci vogliono le parole. Allora, sicuramente i tempi di caricamento l'abbiamo visto anche l'anno scorso, e il ray tracing, che però è presente soltanto nella modalità replay per PlayStation 5. E non credo abbiano implementato altro, ecco, almeno che puoi vedere ad occhio nudo su PlayStation 5, nella quale ti puoi rendere conto, se non i tempi di caricamento, che veramente anche l'anno scorso erano mostruosi rispetto a ciò che i piloti dovevano attendere su PlayStation 4. Il primo a crashare, tendiamo in effetti. Qui la situazione la vedo un po' problematica. Mi sa che per evitare che qualcuno si addormenti in griglia, forse è il caso di andare a ricreare. Non credo che si smuoverà qualcosa. Quindi niente. Vediamo un long disperato, no, però abbastanza Sì. eloquente. Ecco, dicevo prima, no? Dell'immersività, tanto bello, però insomma, qualche problema evidentemente c'è. Detto questo, beh, Raffaele, a questo punto direi di ricreare. Non vedo altre soluzioni. Io direi di provo a uscire, vediamo che succede. Ora, appena uscirò, sicuramente ripartirà tutto. Mi sembra solo, però ecco, una delle cose positive è che se crash poi. Ah no, eri lost, quindi Eh non. no, stando là, vediamo che succede. Una delle buone cose per i piloti è che ecco, basta lo stesso invito e si può rientrare senza problemi. Cambio host, tutti si riposizionano. No, esplosa la stanza, ha fermato tutto. Forse si Allora. crasha l'host. E niente, è proprio Ah no, esploso. forse sì. Basta. Siamo partiti, ma non so se sono loro a guidare. Sì, sono decisamente loro a guidare, quindi inizia così questo social race. C'è stato un tamponamento delle retrovie tra Emis e Gallians, molteplici secondi di penalità Direi per collisioni gravi, credo. comunque che è il Sì. caso di ricreare, Sì. visto che la situazione è andata un po' così. No, meglio Molto bene. Allora, ricreo per sicurezza, sì, perché pubblicità, un 5 sì, minutini e dai, torniamo, dai. 5 minuti e torniamo. Eccoci, torniamo in attesa in realtà, perché stanno ancora sistemando tutto i ragazzi, però ci prendiamo qualche istante di live, insomma, anche per fare effettivamente salotto, vista che c'è anche la scritta di pressione lì in alto sulla sinistra, salottino fit per anche dare un minimo di contenuto, non farvi rivedere per l'ennesima volta tutte le pubblicità, tutti i partner, ecco, che ci hanno anche sostenuto nel corso di questa stagione e delle passate e probabilmente anche quelle future, visto che insomma abbiamo anche da poco concluso il campionato italiano Gaming Center con Libertas come insomma ufficializzazione a livello italiano, molteplici community coinvolte su GT7 e vedremo, ecco, cioè, come avete anche letto dalle ultime notizie c'è un po' di criticità, ecco, sull'ultima iterazione marchiata Polifoni, anche abbiamo avuto in pista Vittorio Gallo che però poi ha deciso di sventolare bandiera bianca in generale, proprio tra virgolette contro, sempre massimo rispetto, eccetera, eccetera, contro il gioco. Per il momento, ecco, ha deciso di non stare alle condizioni che abbiamo effettivamente, alle tante difficoltà che abbiamo riscontrato, non solo noi, ovviamente, molteplici community e proprio anche piloti effettivamente pro player.
E su quest'ultimo capitolo della serie GT, che insomma, speriamo possa almeno ritrovare un minimo di stabilità per tornarci per tornare ad organizzare qualcosa anche nel corso delle stagioni effettive che avremo poi su F1 22, e non solo quello, perché le ruote diciamo non si fermano, che Rocket League abbiamo un campionato in corso e molto probabilmente, visto che il format sta avendo successo, proseguirà con altri campionati, altre season diciamo. Poi anche nel corso dell'inverno, ecco, dell'autunno, inverno, primavera, tutto quello che ci aspetta dopo questa roventa estate. E FIFA 22 ci sta accompagnando invece quest'estate con la Road to Division 1 per quanto riguarda il Real Fit, con anche molteplici, da un lato grandi perle da parte di Mark 17, dall'altro grandissime giocate, grandi assist, ogni tanto per il pubblico, ma altre volte perfette con una palla in mezzo da parte del buon Andrea Badolato. Stiamo iniziando, quindi vedo le grafiche di caricamento, quindi speriamo che questa volta funzioni tutto regolarmente. Cerchiamo la scena giusta, ci spostiamo, ecco, mi permetto anche a voi di vederlo, non siamo ancora tutto schermo, che non si sa mai, tante volte non funzioni fino alla fine. Mark, c'è Siamo. tutto in ordine? Diciamo che prima abbiamo parlato troppo presto, quindi abbiamo portato un po' di sfortuna. Comunque, niente, vedo un bel sole, vediamo un po' se è la volta buona, dai. Beh sì, in effetti rispetto a prima splende il sole, in presenza era leggermente nuvoloso, almeno da quello che sembrava Sì. di vedere, era reclamato intanto dalla chat l'Epic Sax Fleming, ma bisogna tornare molto indietro nel tempo anche a livello di copyright, ci cioè, potevamo permettere di più all'epoca, adesso in particolar modo su Twitch bisogna ogni tanto stare sul chi va là. Teniamo Bene, così bene. Siamo in tutti attesa intanto che i giocatori inseriscano i vari caricamenti. il loro setup, la strategia. Momenti delicati perché c'è stata questa interruzione, quindi adesso ci sarà da concentrarsi molto bene e partire per questa gara, questo 50%. Vedremo come sarà anche a livello strategico. In precedenza abbiamo visto essenzialmente tutta la griglia scattare su gomma media. Vedremo se ci saranno ripensamenti. Solo Jay era andato sulla hard e sulla soft invece Gallians. Vedremo se quindi rimarrà uguale la situazione o qualcuno deciderà di cambiare. Come sapete, da regolamento, non solo nelle linee delle vetture, insomma, quest'anno ne sono cambiate tante di cose anche a livello di Pirelli, non solo nella forma, nel pollicciaccio. Ecco, del cerchio e di conseguenza della spalla e lo pneumatico, ma anche dalla possibilità di poter scegliere la mescola con la quale partire. Qui, come di consueto, portata dalla Pirelli, la C3, la C4 e la C5, le più dure, vista la lunghezza del tracciato. Vado a rialzare leggermente il volume dell'audio del gioco. Grazie mille comunque Advance per le informazioni a livello audio. Dileggio in pole position in prima fila insieme a Dado Izzi, seconda fila per Alessio Fiorino e Marco Canu, terza fila per Flaminio e Fabio Il Surname, della quale è stata confermata la penalità. È una social, per carità, se poi arriverà un video dimostrativo del fatto che il gioco è Sì, pazzo, ne prenderemo nota. c'è stato un contatto, mi hanno Ah, detto, un misunderstanding, diciamo, un tamponamento che poi ha causato la penalità a entrambi. Quindi sì, diciamo una mancata attenzione, comunque, cose che possono capitare. sesta posizione quindi per Fabio Il Surname, settima per Stemma, ottava per Sciomi, nono Long, decimo Kaisermat, a chiudere quindi la top 10, che è ovviamente tutti su gomma media, nuova per tutti quanti. Soft invece per Magico Sony in dodicesima posizione e Gallians che la conferma scattando dall'ultima, conferma anche G-Sport in quindicesima la mescola hard. È crashato Dado Izzi in uscita da Woodcote, speriamo possa rientrare perché come dicevo in precedenza, quest'anno almeno l'invito che si invia la prima volta è singolo e si può riutilizzare quante volte si vuole. L'abbiamo visto anche nel Fit Live and Talk, ecco, che abbiamo avuto al day one del gioco, con molteplici volte che io venivo con il gioco che crashava e però potevo rientrare sempre da quello stesso invito. Speriamo sia tutto in ordine dato per rientrare ed anche per la stanza per partire finalmente con questa social race. Siamo rimasti immersivi con il giro di formazione? Sì, Ah, ok. confermo.
Allora, vedremo se, perché in effetti i microfoni spenti, riflettevamo se potesse essere questa la criticità dell'avere la lobby piena e l'impostazione immersiva, ma ecco, a me quando non ha creato troppi problemi di legge, quindi si va a piazzare in pole position, poi Tato Izzi, Alessio Fiorino, Marco Gano, molto bravi in questo frangente, piloti a parcheggiarsi nel giusto punto. Arrivano con un po' di sprint lì, l'Alpine è arrivata decisamente lunga, come di consueto è long, a creare un po' di... a farsi notare, ecco, in griglia di partenza, molteplici squalifiche che presumo siano per il lungo rispetto alla propria posizione di partenza. Siamo, spero, di nuovo... Oddio, non ci spero più di tanto, perché se siamo tutti quanti in griglia vuol dire che c'è qualcosa che ancora... Vediamo. Ora c'è stata anche la caduta di Dadovizio, Dato non Izzi, vorrei sì. che possa aver creato qualche problema, anche se a questo punto inizio a pensare che il problema possa essere il. Potrebbe essere, sì, il giro immersivo con tanti piloti in pista. Ovviamente è un potrebbe essere, ma non ha un benché minimo di logica, ecco, non ce l'ha il gioco, figuriamoci, Possiamo ecco, le fare nostre soluzioni. una prova, però non so se dal punto di vista live può essere. Se può uscire e rientrare, magari rischiamo di perderci la parte iniziale. Però per capire se si può sbloccare. No, Via, vedo caduto Dadovizio dato, comunque provo, sì, senza problemi. uscito. Però nonostante sia uscito Dadovizio, non è cambiato niente. Sono Quindi usciti. non so se. No, qua non si sblocca, non si sblocca niente. Non si sblocca niente. Quindi qua nulla da fare. Nulla da fare. Purtroppo a questo punto o è un problema. O è un problema di questa impostazione nuova, come si diceva prima, oppure potrebbe essere un problema di host, ma credo più la prima opzione. Niente, a questo punto Raffaele, qua la situazione non si sblocca. Direi. Io il problema non posso. Perché se io dovessi uscire non potrei più rientrare. Quindi al limite facciamo così. Provo. Te mi senti Raffaele? Sì, Sì. sì. O provo a uscire. Poi però il problema è che non potrei più rientrare. Quindi. No, è un problema. Poi non potrebbero rientrare neanche i piloti che crashano, quindi no, dobbiamo rifare. A questo punto rifacciamola e niente, toglieremo l'impostazione dell'immersività. Io non ho altre Almeno come altrimenti. tentativo, se poi si vede, magari almeno ci si toglie il dubbio del fatto, ok, no, non è questo, ma magari è la lobby con troppe. È assurdo, per carità, è ovviamente tutto assurdo. Potrebbe essere anche qualcos'altro, però sinceramente ho qualche dubbio, perché potrei anche dirti magari di provare a hostare te, ma no, credo che sia un problema di host, cioè mi sembra più un problema. Problema proprio di griglia, cioè di impostazioni, qualcosa che. Proviamo senza quello, facciamo questa prova, se poi Credo si dovesse sia bloccarsi di sbloccata. nuovo. Eh beh, si è sbloccata Hai perché sono abbandonato. uscito. Ah, Sì. ok. No, abbiamo visto di colpo, infatti, Long, Flaminio insultare, andare con le mani sul volante. Vediamo. Si riprova senza l'immersività e se ancora non dovesse funzionare, a quel punto cambiamo. Proviamo a cambiare host. Ed è E solo poi lunedì. Pensa che roba. se dovesse essere ancora quel problema, la rifaremo con un 25%. Se proprio deve essere, no? Se proprio ci deve segnare così, allora facciamo questo test, dai, vediamo se con quell'impostazione tolta cambia qualche cosa, altrimenti procederemo in un'altra maniera.
Ok, io Va bene, intanto. allora speriamo, rimaniamo qui perché allora, abbiamo visto che se almeno si Sì, riesce ad essere abbastanza rapidi, magari cerco di evitarne qualcuno cerco di anch'io dei fregarmi. ragazzi. No, no, vabbè. Se, può essere veloce quanto vuoi, magari poi i ragazzi non entrano, quindi ci si può far Questo poco, ecco, magari do un problema. aiuto con gli inviti per cercare di velocizzare, ma almeno sotto questo punto di vista sono tutti stati abbastanza educati anche in precedenza, no? Sono tutti entrati il prima possibile. Ok, io vado allora in stanza e a fra poco, Alfredo. Va bene, a tra poco. Insomma, ne abbiamo chiacchierato prima, almeno in questo modo abbiamo anche ricordato quelle che sono state da le date, la pista e ciò che è andato in scena su GT7. Sandy intanto purtroppo ci deve abbandonare, quindi un peccato. Le consuete criticità, ecco, dei primissimi giorni sulle nuove iterazioni macchiate con The Master colpiscono ancora una volta, si cambia sviluppatore, magari potrebbe anche essere una soluzione advance, ma riprovate a rifarla l'ultima volta. Sì, ci proviamo, ragazzi. Vediamo anche per primi noi se bisogna capirlo, se il gioco consente. Per carità, da qui a fine settembre, quando diciamo le cose si cominceranno a fare un minimo, no, decisamente più serioso, insomma, anche con la pre-season e poi le varie liste, l'inizio dei campionati, insomma, fine settembre, inizio. Vedo intanto che tutti stanno abbandonando di nuovo. Fine settembre, inizio ottobre, con poi i vari campionati. Vediamo, attendo comunicazioni anche dall'alto, non da qualche figura divina, ma dal buon Marco Lucconi che dice: ok, corriamo, no, giusto questo. Per il momento Sonic conferma la sua possibilità di non poter correre, sono rimasto soltanto io e Jay in stanza, quindi. Vediamo, ennesima ricreazione, sta provando Flamin come host, vediamo, potrebbe anche essere che il problema potrebbe essere legato all'host spettatore, visto che in precedenza era creata da Mark, che poi ovviamente come direttore gara si era messo in modalità spettatore, mentre
al day one tutte le varie prove che abbiamo fatto. Certo, con gara al 25% del lobby meno piena, ma con l'impostazione, come detto, simulativa, ecco, immersiva per quanto riguarda lo stile di guida, e quindi portare la vettura in griglia. In quel frangente, in effetti, la lobby era stata creata dal buon Flamine e quindi era lui in pista. Quindi potrebbe molto, virgolette, con il condizionale ultra sottolineato, potrebbe essere dovuto a ciò. Però non 52 giri. Lei come passa a sinistra, una cosa. La facciamo stile 24 ore di Le Mans, che ogni tanto diamo il cambio e il commento con qualcun altro. Ecco, ci vogliono delle squadre di commentatori. Avvertito, speriamo che l'Aika non stiano ancora impostando, che insomma, un 100% per quanto, come già detto in presenza, possa essere anche interessante, in particolar modo per quanto riguarda l'usura dell'automatico, visto che quest'anno la pit lane qui a Silverstone è diventata più rapida di 20 km/h, in passato era 60. Chiacchierando con Luca Filippi, in una delle volte che l'abbiamo avuto come ospite, ci cioè, ha spiegato anche le motivazioni. Uno dei motivi era anche perché è una delle poche pit lane che è sotto il livello della pista. Ci sono delle effettive scalette per arrivare dai garage al muretto box, ecco, dove ci sono gli stand, ecco, per i team. E quindi in questo modo la pit lane diventa decisamente più rapida, e quindi la possibilità di fare due soste rispetto a una sosta singola in una gara lineare è decisamente più interessante anche per quella che sarà la strategia nei campionati. Per questa social race sarà un primo impatto anche per conoscere quella che sarà l'effettiva usura dell'opneumatico, il rendimento, la fatica dell'opneumatico nel portarlo in temperatura nei primissimi chilometri, visto che sono state anche diminuite le temperature delle termocoperte, e a livello di feedback tanti piloti hanno detto che c'è la fatica proprio nei primissimi chilometri di riuscire a portare la gomma in temperatura, anche una gomma soft, e visto che la maggior parte delle strategie, soprattutto al 50%, punta su una soft hard o media hard, potrebbe essere, diciamo, tornerebbe ad essere molto interessante l'overcut piuttosto che l'undercut, che nel corso degli ultimi anni ha deciso molteplici GP. Advanced, sì, dai, almeno la partenza, ci speriamo, almeno quella per vederla. Siamo arrivati alle 10:30, quindi anche dal regolamento dei campionati, fosse successo questo nei campionati, questa sarebbe l'ultima occasione, poi martelletto del giudice Badolato a rinviare il GP. Tanto grazie per Acute Thunder, Davide Craxel, Reaz TV, insomma ci sono Xandrex, Cocomero TW, alcuni ragazzi si sono followati anche quando eravamo offline. Grazie mille ragazzi, 1225, dai, per essenzialmente un anno che abbiamo le stream qui su Twitch con un minimo di regolarità in più, credo non sia così malaccio, soprattutto per quello che facciamo. Comunque, grazie mille a questi ragazzi. Stiamo iniziando, siamo di nuovo con le consuete grafiche del gioco che ci trasportano poi Eccoci. nella lobby. Buonasera Marco, potrebbe essere questa magari. Allora, abbiamo fatto un test. Abbiamo provato a cambiare host, a vedere se il problema era l'host o era il giro di formazione. Qualora dovesse essere il problema il giro di formazione, non l'host, quindi dovessimo rifare nuovamente la stanza, faremo 25%. Il problema è che non c'è più l'impostazione dello scorso gioco, quindi o lo facciamo immersivo, giro di formazione, o televisivo. Quindi televisivo probabilmente è soltanto con le immagini dal visuale spettatore, essenzialmente. Quindi, insomma, prima di arrivare a toglierlo, volevamo essere sicuri che non fosse un problema di host, ecco.
Vediamo. Beh, sì, poi ovviamente almeno per questa sera, poi i campionati vedremo le varie patch, e anche Sì, perché il chiaramente, televisivo però. potrebbe poi creare ulteriori problemi con magari alcuni piloti che non funzionano. Ecco, non so cosa vedono i piloti, se il televisivo ti porta in griglio come l'anno scorso, Probabilmente sì, oppure vi probabilmente fa prende il vedere, controllo eh di più. sì, Però non è vedremo. una cosa. Speriamo che appunto possa essere patchato questo eventuale bug che abbiamo scoperto, Io invece che stavo non c'era pensando. mercoledì scorso a questo punto, perché quando è stata fatta, sì, mercoledì la live Sì. del Race and Talk. Sì, come detto prima, infatti io invece pensavo proprio anche il cambio dell'host legato, fosse legato al fatto che avevamo l'host in modalità spettatore. Potrebbe forse essere quello, perché mercoledì scorso l'host era stato Flamine, che sempre pilota, ecco, non. Può essere, vediamo appunto, vediamo. Beh, in quel caso l'avremmo risolto, però siamo un po' a vedere che cosa succederà. Testardi come noi nel tentativo di iniziare questa serata, ed ovviamente anche tutti i piloti che comunque ci stanno dando una mano nel testare il gioco, e i ragazzi ci stanno ancora seguendo in live, c'è cioè chi almeno vorrebbe vedere la partenza, sono altrettanto testardi i piloti nelle loro scelte per quanto riguarda le gomme, perché tornano tutti quanti sulla gomma media, fatta eccezione come di consueto per Gallians sulla soft, e Jakub Rokita in arte J-Sport VR46, vice campione della Master League la passata stagione su gomma hard, l'unico in pista a calzare un'elegantissima mescola bianca, visto anche quanto bianco c'è sulla sua Alfa Tauri numero 46, con questo casco verde evidenziatore, un J in effetti abbastanza elegante, ecco, in questa serata non passa inosservato, almeno in questo, soprattutto grigiume, che adesso invece è andato a pennellare, a tinteggiare il cielo sopra il circuito di Silverstone, il consueto meteo inglese. Sì, è tornato appunto il meteo ideale inglese, quindi le nuvole minacciose. Vediamo un po' cosa succederà, se sarà la volta buona oppure no. E allora diamo la griglia di partenza al contrario, giusto per ricordarla, con Gallians 34 in 18ª posizione, poi Alex Pilotino, Alessandro Capuozzo, che fa piacere ritrovarlo in pista anche quest'anno, sempre tanta motivazione, sebbene, attenzione, tanto appena davanti lui si è andato a girare il proprio Emis, dicevo, per Alex Pilotino fa piacere ritrovarlo in pista, sebbene il tempo, come di consueto, l'allenamento è decisamente poco. Emis, come detto, è andato in testa sulla lunga stretta, ma scatterà al 16° posto. Iltia Prince in 15ª, J Sport in 14ª, Luca Bigno dalla 13ª casella, Dario dalla 12ª in 11ª Fendt. Quindi faremo la sesta fila tutta marchiata Alfa Romeo, poi la Ferrari di Kaiser, Mattia Erlong con l'Alpine in nona, Shumi Legend in ottava, anche lui vice campione, ma della Sport, Stem in settima, Fabio Alzorneme, campione della Pro League in carica, in sesta piazza, Luca Flaminio in quinta, Marco Gano in quarta, Alessio Fiorino in terza. Le squalifiche, che abbiamo, credo, a questo punto la confermo che sono per i piloti che vanno lunghi. Dado Izzi in seconda e Di Lecce in pole position, non guadagnata sul cronometro, poiché Fabio Alzorneme è stato penalizzato in 5 posizioni. Caricamenti e ci siamo, quindi forse potrebbe essere legato al fatto che l'host è uno spettatore, quindi credo che dovremo chiedere a molti piloti di sacrificarsi nel corso dell'annata. Si parte quindi con questa prima social race su F1-22 con Di Lecce e Alessio Fiorino, che riesce a sovranzare Dado Izzi dall'esterno, poi il gruppo fila via liscio senza troppe difficoltà nell'attacco di curva 1, si arriva alla staccata della 3. Piloti molto rispettosi, bandiere gialle nel T1, finisce in testa lì dietro il Tia Prince con la McLaren, l'abbiamo intravisto nella parte retrostante dell'inquadratura. E allora va via Di Lecce, poi Fiorino, Dado Izzi, Flaminio e Marco Gano. Il Surname ha perso una posizione nei confronti di Stem, gruppo selvaggio qui a Woodcote, poi Laffield con Fabio che si deve difendere da Shumi Legend, piccolo contatto tra i due che anche nella Summer non se ne sono mandate a dire, hanno battagliato vigorosamente. Shumi a questo punto si trova quasi incalzato da Fed e di Erlong, Fed che ha guadagnato 2 posizioni rispetto all'11ª casella dalla quale scattava. Sembra andare tutto liscio anche a livello di lag, vedo tutti i piloti puliti. Sì, una partenza tutto sommato filata liscia, diciamo, non ci sono stati, sì, a parte qualche errorino, attenzione, la macchina di Gallians ferma, non so, Sì, ripartita. l'ho vista proprio ferma Ah, col sì. Ghost, e intanto
Intanto, attenzione, Kazemat, bandiere. No, si è girato Fabio. È uscita dalla Stone. Non so sì. Se c'è stato un contatto, era vicino a Slam. Oh, un ritiro invece per Emis. Che credo sia andato a tamponare qualcuno che stava rientrando in box. C'è stato un tamponamento, ma è un po' strana la posizione della vettura di Emis. Credo abbia scartato qualcuno sulla destra per andare ai box e credo che sia il Tia Prince. Poiché la sua McLaren è ai box, credo il Tia Prince abbia scartato sulla destra e è stato toccato da Emis, che è andato al ritiro. Sì, e forse... Oddio, forse il Tia non stava andando ai box, forse più uno scarto verso destra per trovare la traiettoria ideale alla sacca della chicane. Si sono agganciati due un po' come abbiamo visto ieri. Con Su e il contatto tra TMS si sono trascinati fino e non è entrata la safety car nonostante le impostazioni aumentate. È tutto. Pensavo potesse entrare subito, invece no. Ah, sì, in effetti credo ci sia stata la virtual safety car perché tutta la pista era. Bandiere gialle, ho visto solo bandiere gialle, non mi è comparso il. Effettivamente allora, mercoledì non è mai comparso anche quando entrava la safety car. Era uscita settore 1, 2 e 3 con la bandiera gialla. Infatti, ho messo la minimappa per vedere se usciva il pallino della safety. Però a quanto pare hanno deciso di con una virtual safety car di rimuovere i detriti della vettura di Emis. E ciò che insomma, al Tia c'era andato il gioco è simpatico anche se aveva perso essenzialmente l'anteriore destra al Tia. La vettura all'interno della pit lane è fortissima e riesce ad arrivare fino alla piazzola di sosta, quindi nessun problema per i piloti che proseguono e vanno ad iniziare la terza tornata. Da questa sarà possibile utilizzare il DRS di legge al comando. Si è girato J-Sport? Sì? Sì. Ha perso diversi secondi. Sorprendente, insomma, che J-Sport Fabio sono le prime difficoltà, ovviamente, perché immagino i primi chilometri, le prime esperienze su questo capitolo, le prime ore anche di apprendimento per attenzione a Sam Marco Cano, errore di Marco Cano in uscita da curva 2. Oh, si trascinano fuori con Cano che è costretto a sfruttare tutta la pista per difendersi nei confronti di Sam. Allora cerca di infilarsi anche Shumi Legend con la sua Haas. Cabigno al sorpasso di Dario qui verso la Copsano, tanto sprint, tanta velocità, ma poi non riesce a trovare il varco nei confronti di Stem che in uscita butta tutta la pista, perde un attimo il possedere sul cordolo. Cabigno intanto come detto in presenza è riuscito a sopravanzare Dario che scivola in undicesima posizione. Vediamo se Alessio Fiorino con il DRS per la prima volta si avvicina a di legge, non sembra farcela, si avvicina solo negli ultimi metri. Vediamo invece come si evolve con Stem nei confronti di Marco Cano che prova ad andare all'interno della Stone, ma nulla da fare. Il resto del gruppo tutti sotto al secondo, un Kaiser ma che è l'ultimo di questo trenino che parte dalla quinta posizione di Cano. Coinvolge Stem, Shumi, Fed, Dierlong, Luca Bigno, Dario e si conclude con Matteo Geraci in dodicesima cartella. Gruppo essenzialmente diviso in due, visto che i primi quattro anche si sono ricompattati tutti sotto al secondo, poi l'unico strappo è tra Flaminio e Marco Cano, almeno per i piloti che non sono andati in testa vuota e che non hanno avuto contatti, non hanno insomma avuto delle difficoltà, visto che poi in tredicesima casella a 6 secondi da Kaisermatt c'è J-Sport finito in testa coda alla fine del secondo giro. Sì, piloti vicini, solito trenino, però vedo le situazioni adesso si stanno un po' delineando. Là davanti Luca sta tenendo il passo dei primi tre, Marco Cano un po' staccato e anche Slam, vediamo se riuscirà a tenere il passo di Marco, perché dietro ha le calcagna Shumi che lo sta braccando. Sul filo Fed del secondo con Shumi, quindi attenzione a chi si potrebbe staccare. I primi quattro sembrano andare lisci qui su Langer Strait, anche il resto della compagnia non sembra poter permettere al pilota che si vede attaccare. Tia intanto ci saluta perché ha detto che non poteva rimanere oltre le 11 alla chat e quindi non so se il suo ritiro è stato volontario nell'andare ai box. A questo punto non comprendo come abbia fatto Emis a ritirarsi, oppure spero che con il suo ritiro volontario non abbia fatto un pasticcio. Dai, spero di no, non credo, però non si sa mai.
Ah, più che altro perché la posizione della vettura di Emis è veramente, sì, un po' ambigua, ecco, diciamo, in quella posizione con quel danno. Attenzione, Shumi deve aver fatto un errore, perché Sì, fuori dal secondo confermo. ha perso una posizione Long, che era vicinissimo a Fed, adesso è staccato di diversi decimi, quindi sicuramente un errore per il pilota Haas. Secondo me in lotta non so perché a livello di blasone, almeno per ciò che hanno dimostrato l'anno scorso, ha molto, ma Fabio la perde in modo stranissimo a centro curva. Quasi, insomma, a livello cronometrico ha dimostrato di avere una grande velocità, ma per il momento forse in difficoltà in questi primi chilometri è anche Forse per un una danno, gomma. Sì, può forse darsi un danno al anche. fondo, alle pance, qualcosa all'inizio con Shumi, può essere, quando erano vicini, molto vicini. Eh sì, comunque l'avevamo trovato in testa coda all'uscita dalla Stowe, quindi può darsi anche che c'è stato un danno alle pance e che ci sia, effettivamente tuttora, poiché sono irreparabili. Il naso sull'asfalto di Luca Bigno ci porta quasi a tamponare Dieter Long nell'estrattore, essenzialmente Luca Bigno dell'Alpine di Dieter Long, che in una posizione tiene la coda di Shumi Legend, che è effettivamente fuori dal secondo con Fed. Long diventa anche il primo dei piloti ad avere una penalità per il limite della pista. Qui davanti i primi rischiano di staccarsi, poiché dato ancora il DRS, ma al momento è fuori dal secondo, quindi deve dare una bella spinta a livello di parte ibrida con la batteria della sua Haas per cercare di rientrare nel secondo con Alessio Fiorino, altrimenti i primi due potrebbero staccarsi. Ritmo di Gano tutto sommato abbastanza simile ai primi, visto che è rimasto lì sui 2 secondi e mezzo rispetto al precedente aggiornamento, e si tira dietro Stam Fed, che sta rientrando a sua volta su Stam per stare nella soglia del secondo, davvero sul filo. Rientrato anche da Dovizio, quindi bravi piloti, sfruttare bene nel momento giusto la parte ibrida della propria vettura. È andato in testa coda Alex Pilotino in uscita dal loop, Occhio a quasi anche Fiorino alla quarta. all'interno, su di legge a Stowe e No, si si sono gira. toccati e si gira. Attenzione, che brutta posizione per restare in mezzo alla pista. Il Ghost lo aiuta, ma passa tutto al trenino. E fortunatamente il Ghost, perché poi con questa manovra. Ho perso Sì. tutto, ho perso. Comunque, anche volendo restare lì immobile, ci sarebbe sicuramente stato qualcuno Sì. con una traiettoria leggermente più larga che lo avrebbe centrato. Quindi, tanto valeva togliersi. Quindi, bravo Alessio, tutto sommato, nella lettura. Un attacco forse un po' rischioso per come è quella curva all'interno, con soltanto l'anteriore si fa fatica, ecco, a poter inserirsi, quindi forse un po' un azzardo visto appunto come stiamo andando la gara, però ci ha provato. Non è effettivamente, non è una staccata, diciamo così, sicura, ecco, per effettuare un sorpasso, nonostante si arrivi veloci dall'hangar stretto, quindi anche il DRS abilitato. Poi ecco, la frenata non è così vigorosa e soprattutto si frena portando tanta velocità in curva, e quindi è facile che purtroppo si perda la linea, un po' il punto di corda soprattutto. Mi era sembrato lasciare strada, lasciare abbastanza spazio Luigi, mi era sembrato, però ecco, siamo arrivati veramente all'ultimo, un po' in ritardo, ecco, nell'infilare il muso Alessio, era un po' indietro, ha davvero Sì, pizzicato la posteriore destra. e attenzione qua, Shumi con Fed lo vedo molto vicino e secondo me proverà. Attenzione, bandiera gialla. Di nuovo Alex Pirodino si è girato fotocopia, sempre lì alla 4. Sta avendo Sì, intanto delle dicevo. penalità anche per Jay ed Alex. Sì, dicevo. Stam si è un po' staccato dai primi tre. Però adesso fa segnale giro veloce, quindi vediamo. Stam era dietro a Ha Gano, che ha dato un secondo accusato. adesso Gano. Sì. E attenzione, perché questo strappo potrebbe costare a Gano parecchio. Perché dietro a Fed e Shumi molto vicini, e forse hanno anche un passo leggermente migliore. Non so, però li vedo molto, molto vicini, ecco, molto pronti a sferrare un attacco. Però Marco si era avvicinato, sì, con la scia.
questo punto nel giro precedente, mentre che stavamo seguendo Alessio Fiorino, Stam è andato al sorpasso di Gano, visto che era dietro al pilota questa sera in veste Red Bull, e lo sta anche adesso mettendo sulla graticola per tirarlo fuori dal secondo, recuperare questi essenzialmente 3 secondi aveva da Flaminio dopo aver compiuto il sorpasso su Marco Cano. Vediamo se riuscirà a rientrare, ma è molto difficile. Qui il DRS dà una mano incredibile. Già negli anni passati, quando insomma nella realtà non si potevamo, nel gioco potevamo seguirci senza troppe difficoltà, tanto di nuovo le bandiere gialle per Alex, e Sì. quest'anno che in teoria si dovrebbe seguire con più facilità. Mi aspetto tante gare del genere a Trenino. E ti voglio segnalare anche la difficoltà di Long, che era vicinissimo prima a Fed e a Schumi, adesso invece si trova a 2 secondi e 7, incalzato da Luca Bigno, che gli è veramente addosso a meno di 3 decimi. Pressa al pilota Williams nei confronti di quello Alpine, un Long che era partito bene, sembrava con un buon feeling. Non so se anche lui effettivamente no, non so se ci sono dei cortoli che possono aver creato qualche problema o se c'è stato qualche contatto, No, ma sai che cosa? No, era non pulito. vorrei con la situazione creata da Schumi, no? Quel leggero errore, vorrei che possa aver portato i due a un contatto e quindi a danneggiare leggermente la vettura. C'è stato invece adesso l'errore da parte di Fed in trazione all'uscita dal loop, e credo un errore simile a quello di Alex, solo che lui è riuscito a controllare il sovrastrezzo della sua Alfa Romeo, ma finendo sulla via di fuga di destra, quindi la trazione è stata deficitaria ed è stato completamente sverniciato da Xiaomi 91 Legend, che così sale in sesta piazza, mette nel mirino Marco Cano. Ed è uno stem che per il momento tiene botta, sta anche rosicchiando qualche decimo qui nel guidato. Invece, questa è una gufata pesante, poiché appena l'ho detto sono andato ad Macroscopica direi. inquadrarlo. Istantanea. È andato in testa a Micidiale. gola di nuovo anche qui nel rientrare in pista. Luca Bigno su Long Long. 1. Piccolo tocco sulle pance. Se poi credo abbia alzato il piede per poi arrivare alla posizione a Long, perché Long andando così largo ha sicuramente perso. Errore. Porca, qua è incredibile Ai ai. come si imbizzarriscono Che queste rischio. Lì ha rischiato veramente di vetture. stamparla, perché con quel Qua pendolo. sì, doppio pendolo, prima nella parte ancora tutto sommato gommata, poi l'ha stato trascinato nella parte sporca della pista. Lì di nuovo è scappata la vettura, scappa anche a Dario in trazione dalla 2, dalla Contagiosa, 3. diciamo. Sì. Non so se siamo noi che cambiando telecamera stiamo preoccupando. A destra manca, ma è una cosa incredibile. Comunque, andiamo avanti. Allora, il gruppo che dalla quinta posizione portava fino alla dodicesima sotto al secondo si è decisamente sfaldato. Sono rimasti Sciumi, ma che adesso è sì sotto al secondo con Gano, ma un Gano che sì, senza commettere errori, subendo il sorpasso qualche tornata fa da Stem, adesso si ritrova a 4 secondi dal trio di testa, decisamente educato e intelligente per il momento nel tirarsi per lasciare che siano gli altri a, insomma, far uscire le bandiere gialle. Sì, e davanti i primi tre sono sempre più o meno allo stesso distacco di legge, forse sta provando uno strappo su Dadoizzi, vediamo se ci riuscirà, è un secondo, quindi sopra il secondo appunto del DRS, però adesso vedo si sta recuperando. E box Luca Bigno, Alessio Fiorini. Sì, sorpasso pulito da parte di Fabio Azzurri nei confronti di Alessio Fiorino sul Manga Straight, poi Alessio mette la freccia a destra per andare ai box, anche Luca Bigno crashato, disconnesso invece J Sport. Ha forato Gallians. Ulteriore Ha forato Gallians. sinistra, non so dove, cioè non c'erano dei freni, non ci sono stati contatti. Diciamo che no, a meno che la sosta box di Luca Bigno di Alessio non fosse dovuta a un contatto, non lo sappiamo. No, Alessio era appena stato sopravanzato da Fabio, l'abbiamo visto in live, e era tutto in ordine. E è un'immagine incredibile questa della
Mercedes, un anteriore sinistra forata, essenzialmente stava andando nel sottomondo, Canyon, sotto la mappa del tracciato, per quanto si stava infilando la gomma, ecco, sotto l'asfalto, una deformazione che l'automatico è molto fantasiosa, ecco, come deformazione, e soprattutto il fatto che vada ovviamente dentro l'asfalto, però l'abbiamo vista almeno. Di legge intanto messo fuori dal secondo dato Izzy. Ed è un dato Izzy che va in box. Magari per cercare di rientrare con un undercut, ma ne dubito visto che passerà la gomma hard. Sì, ma non so, 11 giri, forse un po'. Beh, la dura, sì, effettivamente. Potrebbe. Al netto poi di eventuali safety car o interruzioni, sì, potrebbe essere una scelta. Non so quanto possa pagare perché. Magari ecco la morbida, la soft finale potrebbe dare. Insomma, un discreto boost di prestazione, però forse alcuni non riuscivano a portarla, ecco, così avanti come giri. 11 giri, forse già siamo a rischio, ecco, foratura o comunque rischio di perdere diverso tempo, ecco. Tanto Max Basile, ICIL 27, buonasera, ben trovato, saggiamente ci suggerisce anche la possibilità di usura, visto che Gallianz era l'unico a partire con la gomma soft. In effetti 11 giri Sì, sono ma tanti. A 25, ben vediamo. 50%. Vediamo. Tanto se bandiera gialla, forse. Credo Stem, No, ma nel stavo. mentre che Shumi mette nel mirino e sopra avanza Marco Caro, credo Stem perché era lì nel T1 ed ha perso la posizione con Solidario, era appena uscito dai box, quindi forse la gomma hard fredda ha tratto in inganno Sì. Ma questo vediamo movimento anche di Luca onda. Bigno su Fabio Surnim. Molta difficoltà con le gomme non in temperatura, eh. Veramente tantissima difficoltà. Sì, Luca Bigno che ha già un E giro su questa adesso. gomma, urca Fabio, questo movimento di intimidire Alessio Fiorini. Adesso con le soft ne ha il doppio. Però vedendo Gallianz non so se arriverà adesso Fiorino, forse lo scarico del carburante potrebbe permettergli di arrivare fino alla fine, ma con una gomma decisamente provata va dentro adesso Difficile. Fiorino. È difficile. Forse Fabio può addirittura provare il contrattacco. Bisticciano per il momento i due, alla fine deve accodarsi proprio il surname. Di legge è uscito in quinta posizione. Con 3 secondi e mezzo su Flaminio, deve essere successo qualcosa ai box perché Flaminio era abbondantemente sotto al secondo ed è in ruota in combattimento essenzialmente, in battaglia con Dato Izzy. E È Dato Izzy strano. che passa con la gomma hard già in temperatura, ma Dato prima della sosta era un secondo da Luigi. Long per Prati. Ahia, per te 5 secondi e tante posizioni importanti, soprattutto un treno buono poiché stava arrivando su di lui Luca Bigno da Alessio Fiorino e si era appena fermato, quindi anche lui gomma hard nuova Sì. che trae in difficoltà, c'è cioè una Ferrari in testa Alex con Alex Pantino, sì. Pilotino, sì, anche lui con la gomma hard nuova. Luca Bigno svernicia, viene sverniciato da Alessio Fiorino e con questa gomma soft si A questo sta, punto, si bergia in molti Raffaele, sorpassi. è interessante capire Fed e Casemat cosa vogliono fare, perché a rientrare adesso chiaramente gli porterà. Vediamo anche Shumi dove. Anche se comunque aveva un discreto vantaggio. Vorrei che appunto loro possano Potrebbe averlo provare a montare cucito le su soft. Dato e Flaminio, Shumi Legend, visto quanto hanno perso Dati Legge. Ma secondo me finirà davanti a Fleming. Passa Dato Anzi. Izzy, Flaminio che si era staccato da 2 secondi di Dato Izzy, che difficoltà nel portare la gomma in temperatura e perde la posizione su Shumi Legend, e prima della sosta era a E ora 4 sta Shumi avere secondi. difficoltà. Oh, Rischiosissimo. difficilissimi. E credo Ma ci sia. problemi? Ha qualche problema? Non so se c'era un. No, pensavo a questo punto alla safety perché mi era sembrato rallentare anche Shumi, ma di colpo Flaminio, sì, si era piantato in trazione. Sì, no.
Questo sembra Non ho ben capito. tutto tornare in ordine, non il posteriore dell'asta di Xiaomi. Incredibile, questa gomma hard fredda. Se i campionati saranno così, sarà È molto divertente. micidiale. Per i piloti non così tanto, però ecco, per gli spettatori sarà molto interessante anche il valzer dei pit stop. Ecco, non sarà più così tanto scriptato, sarà curioso anche vedere di legge, perché insomma anche l'ingresso in pit lane è immersivo e un 6-7 decimi si possono perdere se non si fa un ingresso in pit lane perfetto, e anche nell'ottica dell'oltre il secondo se si sbaglia completamente l'ingresso, ma bisogna un po' addormentarsi, ecco. Galias errore all'ultima curva, si gira e perde completamente il controllo. Va per Prati e poi rientra per andare a iniziare anche lui il 14 Fiorino, sul secondo. errore, non riesco a Oh, capire bene. un'uscita dalla Il stop. doppio Forse insomma, aveva lo sprint per stare da solo, diciamo, quindi credo l'abbia persa in uscita. Insomma, un errore. Attenzione, perché Guardians. Ah no, Grant si è doppiato, ok. L'ho Proseguono visto. comunque Fed e Kaiser, così come Joey Sport, ma ha crashato e con la gomma hard. Fed e Kaiser, che soprattutto Fed ha un grande vantaggio nei confronti di Dileggio. Siamo sui 23 secondi, quindi dovrebbero volercene 29 per effettuare la sosta. Significherebbe per lui stare davanti a Flaminio. Flaminio ha sicuramente qualche difficoltà perché lo vedo anche con una vettura molto, molto nervosa. Non so se è la gomma oppure qualche situazione, qualche contatto che c'è stato. Credo più la gomma, prendo traiettorie. Però Eravamo on board quando ha cercato di attaccare Xiaomi, ha attaccato tanto il panettone di sinistra, non vorrei che abbia un danno al fondo, magari sì, è saltando molto piano il rettilineo, sì, ho paura che sia un danno e magari ciò alla vettura. giustifica anche il fatto di quella ripartenza così lenta, magari un gesto di stizza e non è andato bene sul gas. Vanno invece ai box Fed e Kaisermat, prosegue Joey Sport, credo nella speranza di una safety car o qualcosa del genere. Gomma soft ovviamente, no, credo un errore per Fed che ha messo la hard. O magari non si fida della soft, ma per 10 giri. Ah. Può essere, può essere. Comunque molto bravo, sta davanti a Shumi. Un overcut incredibile, visto che era abbondantemente verso la settima, ottava posizione. Sì, diciamo, ha sfruttato anche un po' le situazioni che sono successe Sì. ai propri rivali, però è anche questo, no? Però adesso lo vedo un po' Gomma male. fredda, sì, si trova tutto questo gruppo con Shumi, Flaminio e Gano che già l'hanno in temperatura. Quanta fatica nel Devono trovare il stare punto di attenti, corsa. Sembra perché qua è pericolosio, all'esterno qua è sulla soft Shumi rispetto a Fed, per pazzesco. quanta fatica fa il pilota Alfa Romeo, incredibile. Ed anche Flaminio verso la Cops in due. Che rischio per Flaminio che svernicia completamente Fed, lo costringe ad aprire la traiettoria ideale. E Flaminio quasi. Oh, che gano! Mamma mia! Sì. Sembra proprio tutta un'altra mescola, Sì. veramente. Però attenzione perché Marco Gano sta recuperando. Ha fatto. Lo vedo bene, ecco, lo vedo bene. Vedendo un po' le difficoltà di Flaminio, che ancora va larghissimo. Non so se ha preso un avvertimento, ma è in difficoltà. Vediamo anche Kaisermat che cosa riuscire a fare con questa gomma. Deve stare molto attento a non compromettere la prestazione con un errore o con un lungo, con una frenata. Perché insomma è difficile, 10 giri in un 50%, non lo so. Eh sì, abbiamo visto Gagliens forare al undicesimo, se non vado errato, 11 o 12, certo con l'usura segnata dal carico di carburante iniziale, Sì, qualche tanto errore ah anche sì, assolutamente. probabilmente. Tanto buonasera a Lore che ci fa sapere che appena è entrato in live c'è stata la fatale coincidenza nel testa coda di Long, quindi anche per E non questa volta siamo non soli a possiamo giudicarci, neanche dai. dire che abbia fatto più escursioni fuori pista, perché era la prima, quindi insomma, ha beccato proprio
l'escursione. Tanto bandiera gialla, long, ecco, niente, abbiamo appena vabbè, parlato. Non si può parlare qui. È pazzesco, è pazzesco. È incredibile, niente. Seconda escursione per Long. E un bordo di confetto che esce fortissimo da Chappell e svernicia completamente Marco Gano, nonostante anche il pilota Red Bull avesse il DRS. Adesso che la gomma hard entra in temperatura perfetta, viene fuori anche la gioventù di questo pneumatico rispetto a quelli calzati da Flaminio e Schumi, ed anche probabilmente una vettura sana e ben gestita da parte di Federico Pizzato. Scappa il posteriore della Williams di Luca Flaminio. Allora attenzione perché Fed ci prova dentro in curva 1, tiene botta Flaminio ma lascia la traiettoria ideale molto sportivamente a Fed, che sale quindi in quarta piazza, mette nel mirino Schumi Legend per la terza posizione, il terzo gradino del podio. Da Dovizi a 3 secondi da Di Lecce, 2,6 per la precisione, quindi ha recuperato qualche decimino rispetto a quando era uscito dai box. Ecco, rispetto a Luigi eravamo quasi arrivati ai 4 secondi, quindi di passo magari sta cercando di portare all'errore Luigi, nonostante la distanza che li separa. 7 secondi poi per trovare Schumi, che si porta tutto il gruppetto con Fed, Flaminio, Marco Ganu, e sulla quale sta arrivando Kaiser Matt con una gomma morbida. Più staccato in ottava piazza Fabio Zurné, motore di una gara travagliata, un po' di contatti, un testa coda nel primo giro e quindi è forse famiglia. Anche difficoltà a livello di telaio perché ha fatto un controllo un po' alla Sainz. Marco Gano che tenta l'attacco nei confronti di Flaminio, si fa solo vedere per il momento negli specchietti verso la staccata della Stowe. Esce di nuovo l'arco Flaminio, quanta fatica nel far puntare la sua vettura qui all'esterno della club. Prova una staccata profonda Marco Gano ma nulla da fare per il momento, resta davanti Luca Flaminio, e questo tempo perso che li toglie dal secondo confed soprattutto permette a Kaisermatt di avvicinarsi finché la gomma soft è ancora molto prestazionale. Sì, assolutamente fatale aver perso il trenino di Fed, perché adesso non solo avrà attaccato probabilmente da Marco, da Kaisermatt e forse anche da Fabio a questo punto, nonostante anche Fabio crediamo possa avere un danno alla vettura, e vediamo un po' cosa succederà in questi ultimi 7 giri della gara. Comunque modelli delle vetture davvero ben realizzati, è palese la differenza sulla pancia, ecco, in particolar modo tra Ferrari e Red Bull, e sto cercando di capire se, no, non credo, quando è uscito il gioco non eravamo ancora arrivati a Silverstone con l'ultimo aggiornamento Red Bull nella parte finale, ecco, del cofano motore, ecco, nel terminale con quella scanalatura, quel canale essenzialmente aggiunto. Insomma, almeno a livello visivo, e effettivamente anche a livello prestazionale è stato verificato che ha portato un ulteriore boost, e poi visivamente rende la vettura ancora più sinuosa. Ondeggia intanto Fed dietro a Schumi 91 Legend in staccata alla club per portare all'errore il vice campione della Sport League della passata stagione, Schumi 91 Legend, che proprio con la AS ha corso la sua stagione d'esordio l'anno scorso sui campionati FIT. Che Sport intanto va al sorpasso di Sdem in nona piazza, risale quindi Jakub Rokita dopo un test del primo giro ed una disconnessione. Adesso si avvicina ad un doppiaggio, poi 12 secondi a Fabio Zurname, che nonostante tutte le difficoltà, andando purtroppo disconnessione anche per Dier Long 21-10, dopo una bella qualifica. Non possiamo rinvitare perché ho provato ma non c'è più l'impostazione in vita nel menu. Questo infatti sono un attimo disorientato perché ho cercato, non sono riuscito a trovare l'impostazione per invitare, quindi... Tanto scusami perché Brooklands, Lowfield, Woodcott e poi forse anche la Cops hanno percorso fianco a fianco Schumi 91 Legend e Fed, che si danno battaglia anche qui verso l'ingresso di Maggots Beckets. Poi l'ultimo richiamo verso sinistra con Chappell, dovrebbe uscire abbastanza forte Fed, soprattutto avrà il DRS molto vicino nei confronti di Schumi 91 Legend, che punta a far perdere tempo a Fed, che ha una penalità di 3 secondi per limiti della pista. Fed ottiene l'interno ed anche la terza posizione momentanea
ma dovrà guadagnare proprio 3 secondi nei confronti di Marco Gano. Oh, che botto! No, ha perso il controllo, ha portato Flaminio nel muro. È quello che avevamo ipotizzato in precedenza con Emis e Viltia, questa volta invece è accaduto tra Gano e diciamo che quello che poteva accadere anche con Alessio Ferrini di legge, solo che il contatto gli è avvenuto tra l'anteriore e la posteriore, qua invece essendosi girato il pilota all'esterno è portato anche il pilota all'interno a morte. Okay, dalla grave impressione vediamo solo bandiera gialla, ma c'è il pallino della safety car che sta entrando in pista. Giusto, questo sì, che scartano per il terrore, in particolar modo, ah no, era Pirillo, non era Fed, nel 2017 in Mercedes in Russia. Ricordo, sì, delle scene raccapriccianti. Long, non provocarla, appena rientrato in stanza, Long si mette a bisticciare con la safety, riesce a passare anche lui molto bene. E quindi vedremo anche se potranno stoppiarsi alcuni piloti, perché c'era di mezzo dietro Dario c'è Luca Bigno, quindi è nel gruppo che si ricompatterà. Alex Pilotino non l'ho scelto perché è troppo lontano. Luca Bigno invece, essendo lì, vediamo se magari il gioco, il 2021 ogni tanto consentiva, intanto bandiera gialla ignorata da Dario per non aver rispettato il Delta Time. Ufficialmente non credo ci sarà modo, però vediamo, non credo che il gioco te lo consenta. Poi sì, l'anno scorso in qualche maniera c'era modo, ma poi nelle campionate avevamo tolto questa possibilità perché era abbastanza pericolosa, perché i piloti magari non si aspettavano una manovra del pilota che si voleva sdoppiare, quindi quello poteva portare a un incidente o a manovre pericolose. Vediamo. Intanto vedo arrivare Ganas lunghissimo nella frenata per l'ingresso in corsia box, al momento va a impattare contro la Red, non riesco a vedere se era la Red Bull, però probabilmente col fantasma non sarebbe successo niente. Ovviamente tutti quanti ai box per mettere la gomma soft, anche in AS, insomma, c'è la safety, doppia sosta, Schumi sì, ha dovuto attendere qualcosina, ma il vantaggio era tale nei confronti di Fabio per restare davanti, e quindi c'è una safety, ma andiamo oltre. La chat credo abbia capito la sofferenza. Il Long è rientrato in stanza, ma non si è fermato. Long fa il Leclerc di turno, ecco, fermato. O forse no, era rientrato in stanza, credo, lo vedo fisico, quindi ha effettivamente preso il controllo della vettura. Sì, però non so se non si è fermato perché ormai... Beh, faremo pochi giri, molti meno di quelli che gli sono toccati ieri a Charles. Ci sarà una differenza di mescola allucinante. Forse... sai che però è interessante quanto ci metterà la soft ad andare in temperatura, perché queste safety car negli ultimi giri anche nei campionati, perché fermarsi e mettere la soft potrebbe essere... Dipende quando arriverà questa safety car, perché se aspetta ancora un giro, forse addirittura due, allora... Però io credo che non sarà in questo giro, ma nel prossimo rientrerà. Già vediamo ricompattarsi e Dario arriverà fra poco, addirittura potrebbe rientrare anche in questo. Purtroppo non compaiono più gli avvisi qua, sarà un... No, per il momento prosegue, ha passato adesso l'ingresso alla pit lane. C'è intanto la Williams di Luca Bigno in terza posizione, almeno a livello di posizione in pista, ovviamente poi undicesimo doppiato, e che almeno per ora resta lì, quindi non credo che il gioco consenta. Non cambia niente. Di solito il gruppo si deve prima ricompattare, poi lì arriva la direzione gara e decide che si possono stoppiare tutti, ma prima il gruppo deve essere compatto ed Alex è troppo lontano, quindi anche se vogliamo fare questo test per mera curiosità. E di fatto di legge che ha corso tutta la gara essenzialmente in prima posizione, scattando dalla polla, aveva anche costruito ai box sia per bravura che forse per difficoltà dei piloti che lo inseguivano, si era guadagnato 4 secondi di vantaggio nei confronti di Dovizi, che erano scesi a 2 e mezzo.
Adesso si ritrova pilota in vesti ass questa sera negli scarichi e dovesse rientrare adesso la safety car, avranno solo l'ultimo giro con il DRS. Ne dovesse fare un altro, invece ovviamente non ci sarà la possibilità di utilizzare l'ala mobile. E quindi un altro giro. Beh, il tempo comunque c'è per tutti i piloti che seguono Long per superarlo ampiamente. Quindi mi annetto poi di problematiche varie o situazioni imprevedibili, ma. Giusto per curiosità, intanto J-Sport al momento ha accreditato il giro più veloce, l'unico sotto il muro dell'1.30 e 1.29.710. A livello di penalità 6 secondi per Long, così come per J-Sport e Alex Pilotino, 3 per Gallians, Fabio Surname e Fed, 8 per Dario. Safety car che spegne le luci, quindi tornerà ai box in questo giro, si ripartirà come vedete tutti quanti su gomma soft, fatta eccezione per Dario e Luca Bigno in undicesima posizione, doppiato che non creerà troppi problemi al gruppo. Il problema potrebbe, diciamo, si figurerà negli specchietti di Erlong in ogni vettura dietro di lui, essenzialmente. Insomma, tutti proveranno ad effettuare il sorpasso. Ondeggia di legge, avremo soltanto l'ultimo giro con il DRS, quindi cerca di far gap nei confronti di Dado Izzi. Va ora sul gas, allora riparte di legge per questa sprint race, essenzialmente di questa prima social race su F1 22, con di legge al comando davanti a Dado Izzi e poi di Erlong attaccato subito da Fett. Però in realtà ha preso un po' di margine adesso Long, è riuscito a fare una ripartenza pulita, non si è portato troppo vicino Fed, ma qui adesso nel guidato ed ovviamente in trazione a Long scappa la vettura. Fed invece ha così tanto grip da mettere giù senza, ovviamente, l'acceleratore, il piede dell'acceleratore, senza alcuna difficoltà, ma resta dietro, un rettilineo in più di sicurezza per Long che passa via. Il problema per Long è cercare eventualmente, se deve, proprio vuole farsi sorpassare, oddio, non è che vuole, però verrà sorpassato, dovrebbe cercare di non farlo in curva, ecco, nei rettilinei, per cercare di perdere il meno tempo possibile, avere la giusta linea e soprattutto essere lui a mantenere la traiettoria ideale per difendersi dal pilota che ha più dietro rispetto a quello che lo sta attaccando. Sì, intanto hanno già perso 2 secondi i piloti qua. Sono veramente impazienti, scalpitano, direi. Esce bravo, esce bene Long da Chappell, ha ancora un buon margine nei confronti di Fed che arriva davvero all'ultimo e non riesce, incredibile il tratto Maggots, Beckett e Chappell per Long che riesce a stare lì. Vediamo se Fed tenta un lancio qui alla club, nulla da fare, copre la traiettoria ideale Long in una difesa stoica decisamente alla Leclerc, visto questa gomma hard con Dado Izzi e di legge che scappano via, e Long che tiene dietro tutti con la gomma soft nuova. E fossi in Fed stare attento a Schumi perché non so se aspetterà un altro giro per anche se comunque lui non ha penalità Fabio prova ad quindi inventarsi qualcosa all'esterno e poi il richiamo interno. Schumi leggendo piccolo contatto e chiude la porta senza fare troppi complimenti. Speriamo diciamo che Schumi nessun danno. può aspettare Schumi perché non ha penalità e Sì, ma Fabio invece non può aspettare. Fed ancora nulla da fare, arriva all'esterno ma nulla da fare nonostante il grip in più della gomma, resta ancora davanti Long che vede il chilometraggio diminuirsi dalla bandiera a scacchi per portare a casa questo terzo posto, almeno in pista. Poi, come detto, ha 6 secondi di penalità, quindi perderà tante posizioni. Sicuramente inaspettato, non pensavo ci fosse avesse molte più difficoltà, specialmente per le gomme, ovviamente, e considerato che comunque gli altri piloti hanno delle gomme soft nuove. Sì, Però Fed forse è anche un anch'io po' lento rettilineo, forse un po' più carico. mi aspettavo venisse sverniciato per la verità Sì, Long, ma sì. per modo di trazione invece ne ha ancora di gomma ed è anche bravo a livello di linea. Qui di nuovo ci riprova Fed, Prova. arriva all'ultimo, panciata ad aprire la traiettoria di Long. Era questo ciò che Questa è non un po' doveva la fare manovra un po' Long per. sforzata, diciamo. Sì, infatti ciò che dicevo di mettersi nella traiettoria ideale era il prevenire, poiché poi adesso tutti quanti hanno visto, ok, è passato Fed così, passo anch'io e qui saltano i Eh sì, nervi, perché a questo giustamente. punto basta perdere quel poco e poi succede questo. Però sì, è stato un attacco
un po' forzato, ecco, diciamo. Che sicuramente avrà portato anche qualche danno. Si è girato qualcuno. Stem era in lotta con Dario. Sì. E credo abbia tentato anche lui un attacco un po' all'ultimo. Proprio nel corso dell'ultimo giro arriva anche Kaisermat nei confronti di Erlong, che gli indica il cordolo esterno. Tira dritto Kaisermat, credo sia andato a pizzicare l'erba in frenata e la vettura non ha trovato grip. E poi ecco, in effetti con tutti questi contatti, queste panciate, poi ci sta anche che magari il pilota si sbottone in una difesa un po' più aggressiva, poiché Long ha decisamente forzato Kaisermat sul cordolo esterno. Tanto siamo nel corso, sì, diciamo che non è semplice come traiettoria frenare all'esterno lì. Qua errore, altri secondi, purtroppo per Long è pressoché finita, dovrebbe averne 9, quindi perderà tante e credo posizioni. Ci sta qualche danno alle pance, perché lo vedo molto più lento rispetto a prima rettilineo, quindi è anche usato il DRS J-Sport. È giusto. Sotto giusto. La bandiera a scacchi, intanto di Lecce, per vincere questa prima social race su F1-22, che di emozioni ne ha regalate veramente tante. Luigi di Lecce si porta a casa la vittoria a Silverstone, podio condiviso con Dado Izzi, e per le penalità Shumi Legend in terza posizione, sopravanza Fed che in pista aveva chiuso terzo ma arriverà in quarta piazza, poi Fabio il Sordem in quinta, sesta per J-Sport, Kaiser, Mattia Erlong, Stem, Dario, Luca Begno, Guardians ed Alex Pilotino a chiudere i 13 che sono arrivati alla bandiera a scacchi in questa prima social race. Vittoria quindi per Di Lecce davanti a Dado Izzi e Shumi. Bello ritrovare Dado Izzi in pista ed anche sul podio. J-Sport viene accreditato almeno dal gioco per come pilota del giorno, visto che i sorpassi ne ha fatti veramente tanti, in particolar modo dopo quel testa coda nel primo giro e quella disconnessione verso la decima tornata. Una gara che per la verità avevamo visto tanti sorpassi, perché però si erano comportati tutti molto bene. Questo finale, ecco, si è un po' con molte virgolette sporcato, diciamo sono saltati un po' i nervi, lo comprendo, lo capisco sia la difesa di Long che anche poi quando Shumi, Fabio, Kaiser, tutti hanno visto ok, è passato, sì, Fed, vado anch'io. Cioè, più che altro è stato l'attacco di Fed, credo che abbia portato un po' lo scompiglio, perché una manovra un po' forzata che, sì, come hai detto te, agli ultimi giri o passava lì o probabilmente non avrebbe più superato Long, quindi insomma ci ho provato. Poi dopo è successa una serie di attacchi uno dopo l'altro, come hai detto te. Comunque dai, tutto sommato è stata una gara interessante e qua vedo piloti, sì, un buon livello in generale. Non è cambiato molto rispetto, secondo me, come valori, ma anche come situazione rispetto allo scorso gioco, Ci sono delle conferme, per carità, poi la gara è stata complicata per alcuni, ci sono essenzialmente delle conferme. E per quanto riguarda i contatti con Fed, anzi, io personalmente meglio che accadano adesso, fateli, così almeno capiamo qual è il modello dei danni, qual è poi la perdita che si ha effettivamente, ovviamente poi supportati da video dei piloti se ci saranno per capire meglio, però anche per capire quello che sarà in ottica campionati, meglio che accadano ora piuttosto che all'ultima gara e poi esplodono cose. Sì, certo. Tutto testa, serve a questo, le social servono a questo, poi ripeto, mercoledì probabilmente avremo altre occasioni per provare un po', per vedere un po' i ragazzi in pista, giovedì la prossima social. A questo punto mi sbilancio sul circuito e sarà Singapore, quindi visto la temperatura, il caldo, insomma, una bella gara a Singapore. Sicuramente diciamo che sarà interessante ritrovare il circuito dopo tanto tempo che in cui non corriamo in questa pista, e poi settimana prossima si riprende anche con la Summer. In settimana poi troverà spazio, insomma, anche a livello organizzativo è sempre in evoluzione il tutto, Rocket League e Road to Division 1 con FIFA 22, quindi nel dubbio restate aggiornati sui social, in particolar modo su Instagram, ovviamente sempre Forum Italian Team. Perché tra le storie, i post lì ci si aggiorna su Telegram. Poi se per rimanere, visto che non abbiamo ancora lo swipe up su Instagram, su Telegram poi trovate tutti quanti i link per accedere più rapidamente, o più semplicemente un follow qui su Twitch, attivate la campanellina, vi arriva direttamente la notifica dall'app Twitch
se siete sul cellulare, le email, insomma, vi arriva di tutto. Quindi, se siete interessati in modo per restare aggiornati, c'è. Direi che siamo in conclusione. Io saluto un Long che in camera purtroppo lo vediamo un po' amareggiato, Sì. però ci ha fatto divertire sia a livello prestazionale che con delle lotte in pista. Ringrazio Mark per l'aiuto e il commento. Buonanotte, Marco. Grazie a te Raffaele, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito e un appuntamento alla prossima gara, dai. Perfetto, grazie mille, ciao a tutti e buonanotte. Ciao.